di affettuosità come si deve a persone che facendo dei lavori molto importanti, fra l'altro molto utili socialmente, perché c'è veramente di tutto, poi dedicano del loro tempo a una cosa così bella, così importante, così ricca come è il teatro, lo stare insieme, inventarsi. E giudicarli non è stato facile. No, bisognava ricordare questo, cioè attori non professionisti. Esatto, sono molti stati a pensare. Sì, sì, uno stando, sai, essendo del mestiere, chiaramente. Battuta, non è sì, sei un po' severo. Poi dopo dici, beh, vabbè, però un attimo, perché qui siamo. Buonissimo livello. Comunque. Bella esperienza, bellissima. Poi insomma, io quindi. Anche io ringrazio veramente di cuore di avermi dato questa opportunità di essere stata questa settimana in questo posto delizioso, bella, dove oltretutto ho curato il corpo e la mente, perché vanno di pari passo. E quindi, meglio grazie. Di così, insomma. Allora, parliamo, abbiamo parlato dell'esperienza appunto della giuria, che poi stasera sapremo il vostro lavoro, che cosa ha prodotto naturalmente. Abbiamo parlato di passato, parliamo del presente, di Vita Medici, del futuro, ecco, perché diciamo, una carriera lunga, una carriera ancora lunga, perché sì, veramente non ti fermi mai, insomma. Non ti fermi. No, non mi fermo mai, sono tornata prima di venire qui dal Brasile, da San Paolo del Brasile, dove sono andata per la festa del cinema italiano, ed è stata un'altra esperienza magnifica. Poi riprenderò uno spettacolo che ho fatto l'inverno scorso, dal prossimo anno, si chiama Matrimoni e altri effetti collaterali, un testo molto carino, molto interessante, molto ironico, molto pungente, e altre cose. I nostri progetti sono, a volte si realizzano, si parla di progetti, si discute, si cercano tutte le varie situazioni e si fanno in un attimo. A volte progetti che ci interessano molto ci vuole un pochino più di tempo, e quindi è inutile parlarne, perché no, se non si parla la delusione. Certo, ma c'è però un progetto che ti starebbe a cuore, che è un sogno. Io lo chiedo quasi tutti gli anni ai nostri ospiti, perché sono attori affermati, attori che hanno veramente avuto grandi successi, ma c'è sempre qualcosa che rimane. Vorrei fare quel ruolo, mi piacerebbe. Sì, beh, sicuramente per esempio tornare di più anche al cinema. Io amo il teatro è questo, è vita, incontro, attenzione, sorpresa, quindi, però io ho iniziato con il cinema, il grande cinema italiano, che poi ha avuto un'evoluzione, in certi momenti un'involuzione, adesso ogni tanto si dice si sta riprendendo, e io ho cioè anche lì, insomma, c'è una cosa che sta crescendo, spero che si riesca a fare. A proposito di inizi, hai iniziato col cinema, erano gli anni 60. Eh sì. Eri tra le ragazze in fermento, possiamo dire, nel 65-68, esatto. Era un periodo di grande fermento. Di grande fermento, di utopia, del desiderio di cambiare un po' le cose, che mi pare che, insomma, poi piano piano sono corsi di corsi storici, forse ci vuole, che ogni tanto bisogna così fare qualcosa per rinnovarsi e rinnovare sia per noi che siamo, perché è già grande, ha vissuto tante cose, ma soprattutto per i giovani. Per i ragazzi. Ecco, e quindi io così. È giusto lasciare a loro i sogni. I sogni, no? E allora stasera vuoi farci un omaggio. È un omaggio perché sì, sono 50 anni dal 68, che è stata una data comunque importante, un periodo appunto di sogni, di grandi sogni, ecco. Torniamo a sognare, questo sarebbe il concetto. E allora questa sera per il pubblico Filter, sì, per Prosceneggettante e per Sasso Maggiore Terme, sì, un omaggio da Vita Medici. Sono una figlia dei fiori. Ebbene sì, sono una figlia dei fiori. Vita Medici! La prima volta che ho messo piede al Pider sono rimasta senza fiato. 15 anni. E una voglia di vita e di musica pazzeschi. Chi suonava quella sera al Piper? I Rocks, l'Equipe 84? O mal dei Primitives? E le minigonne quanto erano mini? Ho ballato 3 ore di fila quella sera al Piper. E ho conosciuto ragazzi con i capelli lunghi fin sotto le spalle e ragazze truccatissime alla Twiggy. Io avevo i capelli lunghi, lisci, e con la frangia. Gli uomini mi guardavano, ma io mica li vedevo, no. Io vedevo soltanto i ragazzi,
I fanciulli come me alla scoperta del mondo, liberi, appassionati, incoscienti, fino alla punta dei piedi. Ho attraversato persone e luoghi che mi hanno dato molto più di quanto immaginassi, e come sottofondo una splendida colonna sonora. Beatles, Rolling Stones, John Baez, Bob Dylan, Donovan, Jethro Tull, The Dark Side of the Moon. E lontano, lontanissimo, il Vietnam, la luna profanata, il Black Power. L'East End londinese, un giro tondo di incontri, di arrivi e di partenze. Ero la ragazza beat, l'adolescente trasgressiva e sensuale, ero la regina del mio tempo. Tutte noi ragazze eravamo regine, eravamo le figlie dei fiori. Io sono una figlia dei fiori, una figlia di Yesterday, di Satisfaction, di Jim Morrison, di Lucio Battisti, di 2001 Odissea nello spazio e dei pugni in tasca, della guerra del Vietnam e del maggio francese, delle battaglie per l'aborto e per il divorzio. Sono una figlia degli anni 60, cresciuta negli anni 70. Sono una figlia del boom economico e della trasgressione, dell'amore libero e dell'amore eterno, dei viaggi in autostop, dei sogni senza limiti. Sono una figlia della minigonna di Siddhartha, della swing in London e dei Boy Scout, di Diabolik, di Eva Kent, delle rivolte studentesche, delle vacanze a Saint-Tropez, dell'alluvione di Firenze, del primo uomo sulla luna. Sono una figlia di Carosello, del Piper Club, dell'emancipazione femminile, della vagina è mia e me la gestisco io. Sono una figlia dell'acqua e sapone e delle ciglia finte. Sono una figlia di Martin Luther King, di Indovina chi viene a cena, di Berlinguer, di Pasolini e Topo Gigio. Sono una figlia della fantasia al potere, di John Kennedy, di Che Guevara, di Berlino Est e di Berlino Ovest, delle Olimpiadi a Roma, delle parole come pietre, di 29 settembre, di Rosemary's Baby. Sono una figlia della grande mela, di Goa, una figlia della musica, della dolce vita e della classe operaia che va in paradiso. Sono una figlia di Mao, di Indira Gandhi, di Woodstock, di Abbey Road, di Bloody Sunday, dell'Hulk, dell'austerity, della rabbia, di Canzonissima, di Valle Giulia, di Mario Schifano, di Carmelo Bene. Sono una figlia dello Scià di Persia e di Margaret Thatcher, della primavera di Praga e di Mark Spitz. Sono una figlia di On the Road, di Easy Rider, dello Swatch e di Andy Warhol. Sono una figlia del mondo e del tempo, e dei tempi belli e ribelli, dei sogni e le sconfitte, delle cadute e delle risalite. Sono una figlia di ieri e lo sarò domani, una figlia del mio sapere, delle cose che ho ancora da scoprire. Sono una figlia dei figli che verranno. Sono sempre figlia io. No. Io sono la madre di tutti i miei sospiri. Un po' di nostra storia. Grazie. Grazie mille. Buona serata.